Ciao Bettis.it, Rolf è il terzo cane forte di questa settimana, dopo il boxer Truman di Chess Guy, dopo la cagna Nina del video di Gabriele Mainetti, in cui Gabriele festeggia con noi di Bettaste i 7 David vinti per lo chiamavano G-Grobo, arriva Rolf, il terzo cane forte di questa settimana cinematografica di film e non solo film, anche interviste. Rolf è il cane del ministro tedesco e Rolf che farà? Correrà attorno al tavolo del G8 con Roberto Andoi, regista delle Confessioni, che filma questa corsa di Rolf con una soggettiva degna del Ney Schuller di Hardcore. Quindi si vede dal punto di vista di Rolf, che è un po' scatenato e anche un po' incazzato, si vedrà questa corsa sbavante attorno ai potenti della terra. Di cosa stiamo parlando? Perché parliamo di Rolf. Rolf è il cane del ministro tedesco nelle Confessioni di Roberto Andoi. L'ultimo film di questo regista palermitano, classe 59, forte a teatro, sporadicamente al cinema, ma sempre con dei film che io amo. Sodale di Giuseppe Tornatore, un siciliano molto raffinato, un siciliano francese, un siciliano documentarista, fece un bellissimo documentario su Francesco Rosi, amicone di Tornatore, che gli produsse col fratello Il manoscritto del principe. Fu una nomination al David anche quella, il regista esordiente, non era un ragazzino, andò, però comunque fu un bel film. Si raccontava Tomasi di Lampedusa, non male, il grande autore del Gattopardo, e poi sotto falso nome, e poi il penultimo film, miglior sceneggiatura, Ai David, Viva la libertà, allegoria politica divertentissima con un grande Tony Servillo e un immenso Valerio Mastandrea, premiato anche lui al David di 3 anni fa. Dopo 3 anni torna Andò. Che cos'è le Confessioni? Perché c'è Rolf? Perché il G8? Siamo in un grande albergo dove il G8 più il presidente del Fondo Monetario Internazionale si riuniscono un po' per festeggiare il compleanno del presidente del Fondo Monetario Internazionale, che non si sa perché sembrava anche un po' Watchmen il film, vuole anche grandi personaggi della società, del mondo, vuole per il suo compleanno, vuole una scrittrice simil J.K. Rowling e un musicista simil Lou Reed, che si metterà infatti a cantare a Lou Reed. Lei è Connie Nielsen, la scrittrice simil J.K. Rowling, e lui è l'attore belga fantastico di Alabama Monroe, Johan Eldenberg, quello insomma il simile Lou Reed. Quindi ci sono questi due personaggi, ci sono questi due artisti, poi ci sono i potenti del mondo vicino al presidente del Fondo Monetario Internazionale, interpretato da Daniel Auteuil, e poi arriva questo monaco certosino, ecco, che è interpretato da Tony Servillo, che era fantastico in un doppio ruolo, fratelli gemelli in Viva la libertà di Andò. E qui è un po' il grosso problema del film, non perché non sia bravo Tony Servillo, come può non essere bravo Tony Servillo? Tony Servillo è un grandissimo attore, a me mi ha fatto impazzire pure come doppiatore di Baghera per l'ultimo bellissimo Libro della giungla. Il problema è che questo monaco certosino è antipatico e onnipotente, quasi un po' come il Bennett Omalu di Zona d'ombra con Will Smith. Quindi arriverà a questo G8 e tutti gli leccheranno un po' i piedi, per non dire altro, perché lui ha l'innocenza della spiritualità. È un monaco che all'inizio è un po' frastornato, c'è una bellissima inquadratura iniziale dove c'è un mondo musulmano coeso, numeroso e potente all'interno di inquadratura, e poi invece c'è il mondo della cristianità interpretato da questo monaco certosino che arriva frastornatissimo prima di arrivare al G8. Quello mi è piaciuto molto. Poi sarà sempre meno frastornato, questo monaco è sempre più presuntuoso e pieno di prosopopea, e il film diventa un omaggio sciatto a Sciascia, allo Sciascia di Toto Modo, che era diventato un bellissimo film di Elio Petri nello stesso anno in cui Francesco Rosi, omaggiato da Andò con un bellissimo documentario, faceva Cadaveri eccellenti. Ma Toto Modo, che era un po' un giorno degli zombie di Romero, era una DC sottoterra, sottotono e sotto omicidio, nel senso che c'era una serie di omicidi che si svolgevano durante questo ritiro spirituale della Democrazia Cristiana. Era un grande film, a Toto Modo. Qui, che cosa succede? Succede che c'è il ministro, sembra una barzelletta, c'è il ministro canadese, c'è il ministro tedesco, c'è il ministro italiano, che è Francesco Favino, c'è il ministro russo, c'è il ministro americano, nordamericano, statunitense, inglese, e poi c'è Daniel Auteuil. Che stanno facendo i grandi del mondo? Vogliono dare un'ultima stangata ai deboli, vogliono fare una nuova manovra economica che di nuovo supererà la crisi schiacciando i deboli del mondo? Che cosa sta accadendo? Forse c'è una formula matematica misteriosa come quella
di Pi greco di Darren Aronofsky, una formula matematica che spiega tutto. Attenzione che il monaco certosino, che è sempre più arrogante, è sempre più presuntuoso, è sempre più sicuro di sé in tutto il film, attenzione che era anche un matematico. Forse c'è una morte, forse c'è un mistero, forse ci sono corridoi, silenzi, spiate dal buco della serratura, forse c'è un clima appunto di sospetto e di giallo che Andò conosce bene, perché lui ama molto il noir sotto falso nome, e che ricorda anche un po' un bellissimo noir religioso come In memoria di me di Saverio Costanzo, dove c'erano pure là, c'erano segreti e corridoi e spiate notturne. Il film diventa sempre più... Il film è problematico perché seduce molto lo spettatore con una musica di Piovani fastidiosa, con una serie di stilemi che giocano con il noir, con il giallo, sospetti appunto, ma non è che il prete è un assassino, ma non è che qualcuno sa qualcosa, ma non è che il prete sa qualcosa, ma non è che... ma perché non parla? Ma che cosa è successo? Ma chi è morto? E come è morto quello che è morto? Però il problema è che alla fine del film non ci dà nulla, Andò. E questa è una cosa molto sadica, troppo sadica da un punto di vista cinematografico, visto che viene citato, io confesso, di Hitchcock. Caro Andò, Hitchcock non faceva così. Quindi il tuo film è alla fine estremamente deludente, perché è come fare heavy petting con una donna o con un uomo, a seconda dei vostri gusti sessuali, o con un cane che vi piace, fare tanto heavy petting e poi alla fine non fare l'amore. Alcuni possono essere molto... possono rimanere molto sconcertati da questo tipo di esperienza. È quello che ho provato io con un film che diventa sempre più banale, soprattutto per questo discorso molto demagogico e francamente, per quanto mi riguarda, estremamente infantile, di totale superiorità, quasi magica. Attenzione che il monaco certosino diventerà come Gandalf del Signore degli Anelli, attenzione che diventerà un illusionista peggio di Méliès, un illusionista peggio di David Copperfield, è un mago, è un Istari più figo di Gandalf. Quindi c'è questa idea della spiritualità, dell'essere spirituale, della creatura spirituale, che è mille volte più potente dei laidi, delle laide creature economiche, laide, del G8 e del Fondo Monetario Internazionale. Tutto troppo facile, tutto troppo baciapile per quanto riguarda il mio gretto punto di vista. E Rolf, attenzione che Rolf è il protagonista del finale, insieme al monaco certosino, sempre più antipatico e sempre più vincente. Le confessioni di Romberto Andò. Vi devo confessare, ma forse già l'ho fatto, che questo film è estremamente deludente ed è peccato, perché io amo molto Romberto Andò. Ciao Bettista!